Amatrice. Neon, un impiegato come tanti altri, si trova nella sua camera da letto a fare una pennichella, quando ad un certo punto dal suo computer... Svegliati, Neon. No, mamma, dai, ancora 2 minuti. Neon, svegliati. No, ho detto 2 minuti, dai, sto facendo un sogno bellissimo. Se vengo lì ti tiro un cazzotto. No, eccomi, mamma, dai, mi alzo. Ma sono da solo in una stanza, ma con chi sto parlando? Stai parlando con me. Con me chi? Con il computer. No, dai, Jack. Jack, dove sei? Jack! Non sono Jack. Dai, smettila. L'ultima volta ti sei nascosto nel controsoffitto ed hai fatto finta di essere mia nonna tornata dall'aldilà per controllarmi quando mangiavo la Nutella la notte. Ma la vuoi piantare? Guarda il monitor del PC e capirai. Io non capisco niente. Ma allora sei davvero tarato? Che figata! Ogni volta che dici qualcosa appare sul monitor. E certo, sono io che sto parlando. Non ci credo. Prova a dire qualcosa di impossibile. Se non la smetti di riempirmi di domande, la prossima volta che dormi ti giro un cavo USB intorno al collo e lo tiro finché non muori agonizzante. Finché non muori agonizzante? Cavolo! Ma lo sei davvero tu? Era ora che ti fidassi di me. Ascoltami bene, Neon. Segui il bianconiglio. Scusa? No, non l'ho capito. Dicevo, segui il bianconiglio. Eh? Uff, che palle. Vai in discoteca e troverai qualcuno che ti potrà spiegare cos'è la matrice. E così Neon, dopo essersi vestito, uscì di casa e si diresse nella discoteca del paese. Ma questo nella prossima puntata.